Sono Stefania Leone, consigliere direttivo dell'Associazione Disabili Visivi che ha patrocinato questo convegno e mi occupo di accessibilità delle tecnologie e faccio l'informatico in un'azienda del settore ICT in Almaviva. La mia testimonianza qui oggi è un passaggio psicologico da una condizione di persona vedente a persona ipovedente per diventare cieca assoluta. Io ho perso la vista a causa di una retinite pigmentosa, che è una patologia congenita, non ereditaria della retina, molto lenta e molto graduale. Il problema grosso è stata la prima parte, quella in cui mi si erano alzati tutti i muri e ho dovuto abbattere prima le barriere mie interiori nei confronti della problematica della disabilità e poi cercare di far abbattere queste barriere agli altri. E come si può fare? Noi dobbiamo fare la nostra parte. Noi disabili dobbiamo sicuramente cercare di mettere a proprio agio gli altri per cercare di fare in modo che loro, gli altri, voi, ci prendiate con naturalezza, con simpatia. Siamo persone, siamo intanto persone. Poi abbiamo una disabilità, quindi abbiamo una complicazione in più, ma non deve essere quello il primo e unico pensiero quando si interagisce con noi. Un giorno i miei colleghi vennero in stanza mia, in ufficio, 5-6 colleghi, e mi misero sul proiettore. Io avevo ancora un residuo visivo, quindi avevo un proiettore che ingrandiva le immagini, un foglio con una specie di calendario. E quindi c'era uno schema di una settimana e ogni giorno uno di loro si era offerto di venirmi a prendere a casa, portarmi al lavoro e poi pomeriggio riportarmi a casa. Quindi io chiaramente, cioè, non potevo che essere commossa e sorpresa da tanta solidarietà. Quello che è importante è avere una serie di relazioni, che poi è ciò di cui parlano anche gli altri relatori oggi, una serie di relazioni sane e con persone che si sono messe praticamente nei miei panni. Io scio, ho fatto attività subacquea. Ho fatto vela, faccio trekking, vado in palestra perché poi per tutte queste attività c'è bisogno di allenarsi, ma non lo faccio da sola, lo faccio con dei supporti, con delle persone, con delle guide, con delle strutture e tutte queste sono attività che aiutano la psiche oltre al fisico, aiutano a stare in relazione con il mondo, con gli altri. Sono andata a Bologna in un istituto per ciechi dove ho fatto un corso di formazione proprio per impratichirmi su strumenti. Io qui davanti ho un iPad ed è uno strumento che ha la possibilità di essere usato anche da me, nonostante abbia uno schermo completamente liscio, perché ci sono delle tecnologie cosiddette assistive che danno la possibilità, vocalizzano, tutto ciò che c'è sullo schermo e quindi utilizzandole in un certo modo. Naturalmente, con dei canoni di accessibilità e usabilità che non vi sto a spiegare, possono essere usufruite e usate anche dalle persone disabili. E devo dire che la società oggi ha un problema. Ha un problema perché si è allungata l'età media e mentre nel mio caso la gioventù mi ha aiutato perché avevo le energie e anche il tempo di potermi adattare e crearmi delle condizioni di vita, trovarle, cercarle, trovarle, quando la disabilità subentra in terza età oppure semplicemente subentra la vecchiaia con i problemi della vecchiaia, dal sentire poco, dal vedere poco, dall'avere problemi di deambulazione, e beh, lì ricomincia un iter che però è difficile da affrontare perché quando si è anziani si hanno meno energie, meno tempo, meno voglia di adattarsi e la società questo aspetto lo deve considerare. Grazie.